A poche settimane dall'uscita di Battlefield 1 arriva finalmente il trailer della campagna single player dello sparatutto targato DICE ed Electronic Arts, una componente che non rappresenterà la parte centrale dell'esperienza di gioco, ma che è considerata da molti utenti fondamentale per la buona riuscita del progetto. Il video è sicuramente interessante, ha un montaggio ritmato e spettacolare, ma prima di poter giudicare vogliamo mettere mano in prima persona alla campagna. Nell'attesa di poterlo fare arrivano però nuove informazioni riguardo alla sua struttura ludica e narrativa. Scopriamo infatti che in Battlefield 1 non controlleremo un singolo personaggio, ci saranno invece diversi soldati. Troveremo un carrista, un pilota, un portaordini, un ribelle, ciascuno appartenente ad uno dei vari eserciti che hanno preso parte al primo conflitto mondiale. Dal punto di vista delle tematiche, la storia proverà a distanziarsi da quelli che sono i canoni degli FPS moderni. Cercherà infatti di concentrarsi sul lato umano del conflitto, proponendoci dei protagonisti insicuri e alle volte anche inesperti, e cercando in questa maniera di mettere in luce tutte le contraddizioni della Prima Guerra Mondiale, una guerra che è rimasta a cavallo fra l'età moderna e l'età contemporanea, in cui l'emergere di nuove tecnologie ha cambiato per sempre esiti e strategie. Dal punto di vista ludico sappiamo che potremo avere un assaggio della grande libertà che sarà concessa anche durante i match multiplayer. Le mappe di gioco infatti saranno molto ampie, ci sarà una distruttibilità ambientale ben avvertibile, e questo permetterà agli utenti di sperimentare diversi approcci per raggiungere gli obiettivi che verranno di volta in volta proposti dalle varie missioni. Sul fronte tecnico, le sequenze di gameplay mostrate non sono tantissime, ma permettono già a Battlefield 1 di distinguersi per quanto riguarda la qualità degli effetti speciali, dell'illuminazione, ma anche per quanto riguarda la mole poligonale che sembra davvero fuori misura. Insomma, l'arrivo di questo trailer ha sicuramente alzato la soglia di attenzione nei confronti dello sparatutto DICE. Per poterlo provare e presentarvi quindi un'analisi completa non manca molto, lo faremo sicuramente prima dell'uscita, quindi se questo video vi è piaciuto vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook, e noi ci vediamo presto per nuove informazioni.